Io sono stato categorico, te l'ho già anticipato, poi probabilmente tu mi hai detto che non sei convinto e non sei No, no, io d'accordo. per me Ed è rigore, bello, figurati. bello questo perché almeno così ci confrontiamo e cresciamo, no? Perché il confronto è la E più certo. grande mezzo di crescita. Allora, io non ho mai fischiato, ne discutevo prima con un collega, tra l'altro di Serie A, anche di cui non faccio il nome. Sì. Io ero, personalmente, era più difficile per me fischiare quei calci di rigore. Cioè, io non l'ho mai fischiato in carriera mia e quando l'ho fatto pure, forse pure contro voglia. Perché? Perché io sono del parere che il calcio di rigore è la massima punizione, è una cosa seria e che quindi ci deve essere un fallo. Non dico che nessuno debba protestare, ma bene o male, alla maggior parte debba sembrare tale. E non mi è sembrato che una mano sulla spalla, ok, possa decretare un calcio di punizione, soprattutto se questo la questa decisione viene presa dopo essere stati richiamati al VAR e quindi in teoria dovrebbe essere, come abbiamo sempre detto, un chiaro ed evidente errore, cioè che se lo chiedi a 10 persone, 10 persone ti dicono sì, per me è calcio di rigore. Quindi in campo, a mio avviso, una mano soltanto sulla spalla, non c'è torsione da parte del giocatore, cioè quindi per parlarci chiaro, rigore assegnato e poi tolto al Frosinone, ok? Sì. Perché c'era un fallo precedente, non so se ne avete, se ne Sì, avete c'era il fallo questa precedente. giornata, proprio perché così facciamo il paragone e cerchiamo di Sì, far sì, capire ai sì. teleascoltatori, no? È una dinamica differente, anche se simile, perché? Perché ci sono degli elementi che la differenziano. La prima, due mani intorno al calciatore. Secondo, c'è più un corpo a corpo, cioè c'è vicinanza tra l'attaccante e il difensore. Secondo, il gesto, cioè, del difensore crea nei confronti dell'attaccante proprio una torsione, cioè si vede proprio il difendente, l'attaccante che viene girato, cioè quindi c'è forza che si può vedere anche dal punto di vista proprio visivo. Invece io mi chiedo perché, come ha fatto Mazzoleni a richiamare Di Bello se, io lo stavo vedendo in diretta quell'episodio. Cioè, dalla diretta non si percepiva la forza di quella mano sulla spalla. Come fa a percepire la forza sulla diretta, scusa? Esatto, dalla dinamica della caduta di Lautaro non si percepisce che quella mano sulla spalla. Ok, Ma se vede una mano lunghissima lì, sembrava l'uomo che si allunga per andarla a prendere. Se, e scusa, quella mano così, che lo così. tocca sulla spalla e che fa? Lo tira? Hai visto la maglia tirarsi? Hai visto Lautaro tornare indietro? Quindi fa Cioè, simulazione Lautaro. se io ti prendo con forza sulla giacca e ti tiro indietro, tu vieni verso di me. Lautaro cade in avanti. Quindi tu metti in discussione, Quindi Claudio, Lautaro simula, secondo te? No, l'intensità del. io metto in discussione due cose, che Lautaro vede chiaramente che non arriva sul pallone, ok? Si sente toccare dietro la spalla e giustamente, perché io mi metto dalla parte dell'attaccante, ok? Giustamente ci prova. Vabbè, per te non era calcio di Allora rigore. io dico, se quello è calcio di rigore e quindi è un fallo, ok, al centro del campo non ci lamentiamo se si fischiano 40 falli a partita, perché allora è fallo anche quello lì che non è stato fischiato in Atalanta-Milan, è fallo anche quello lì che avevano recriminato in Juventus-Inter, è fallo anche quello lì in Juventus il gol annullato a Kean, cioè tanti contatti che avvengono in mezzo al Però lui campo. viene sbilanciato un po' all'indietro, eh? Capito? Boh, non so. Ragazzi, A però me non io mi convinci, Gavilucci, per me è rigore chiedo aiuto a questo. Massimo. Allora, A sì, Stefano. a Stefano. Vabbè, non ti preoccupare. Stefano, tu sei stato calciatore, no? E poi tra l'altro in tempi in cui non te le mandavano a raccontare, no? Nel senso che te le davano quelle vere, Quindi gli stai dando ok? insomma, del tempo passato, Un po', ecco. Stai vabbè, sottolineando. calcio No, del no, vabbè, piacere lo almeno. dico perché. Cioè, io voglio dire una cosa, ragazzi, se puntiamo la soglia così bassa per i calci di rigore, finiamo come 3 anni fa, 2 anni fa, quando siamo arrivati al 115% in più rispetto agli altri campionati. Cioè, perché se domani ci sarà una mano sulla spalla in qualsiasi altra area di rigore, ok, Ma giustamente le squadre si vabbè. lamenteranno di questo. Vabbè, quindi per te non è rigore, dai, Ma io voglio capire da voi perché lo è.
Ah, in Pallomeni, perché a rigore secondo me? No, io capisco che Claudio, tu metti in discussione l'intensità, diciamo, dell'intervento. Adesso chi era il difensore? Non mi ricordo il nome, vabbè, su Lautaro, però Lautaro non è che si lascia cadere, poi possiamo discutere l'intensità, è vero che poi si misura tutto su quel tipo di, Perez era di, Perez, di parametro, però credo che ci siano stati gli estremi per concedere un calcio di rigore, però... Mi taccio perché tu ne sai più di noi. Per me è una tirata di maglia, quella, che... non è una mano d'appoggio. È una tirata. No, la tirata di maglia? Prima hai fatto riferimento al movimento all'indietro. Secondo la voi Lautaro, si deforma, perché non è andata all'indietro? Però non è che tu devi adesso prendere per il collo, cinturarlo, influenzarlo. No, cioè, basta anche uno spostamento, essere anche abile. Quella palla, la traiettoria, magari l'avrebbe presa Lautaro, il cross di Di Marco non l'avrebbe preso. Allora, può darsi, dice, sì, può darsi di no, però credo che lui non abbia simulato, ecco. No, io non abbia simulato. Io non sto dicendo, e quindi simulato, un rigore che si poteva dare, come no, però secondo me più sì che no. Io ti faccio una domanda a te però, Claudio. Supponiamo che non veniva dato un rigore del genere con una mano che si vede che si allunga, che lo va a prendere, comunque tu non puoi capire se l'intensità o meno. Cosa dicevamo oggi? Figura. Cioè, questo è il concetto sbagliato. Come no? Tu fai allora, così con la mano, cioè io ho in Pallomeni davanti, lo prendo, faccio così, comunque lui il gesto diverso. lo fa il gesto, sì, non è quello il gesto, tirando. Gli tocca la spalla e lui capito, lui fa allora, lui ragazzi, così, sì, però un fa po così indietro. Lui non lo dire, stiamo facendo la moviola io e te, sì, vabbè, adesso una gente che ci vede e radio no. Il regolamento prevede che praticamente il gioco del calcio dice che il fallo quando c'è una trattenuta o una tirata, ok? Quando io trattengo, spingo, quindi gol annullato alla Lazio, con due mani spingo via, con due mani, quindi c'è proprio il gesto di spingere via, gli faccio fare 3 metri, va nella direzione della mia spinta, non è che cade giù come una pera, ma va nella direzione della spinta, ok? Ma il contatto con il difensore, con l'attaccante e viceversa, l'attaccante col difensore è comunque possibile nel calcio. Cioè io posso sentire l'attaccante, io gli posso mettere le mani sulle spalle, io lo posso toccare, lo devo toccare, lo sai meglio di me che è così, Stefano. Cioè il difensore lo deve sentire l'attaccante, no? Però allora, posso, è vero che posso... in dinamica è diverso. Sì, poi andiamo anche agli altri. In dinamica è diverso. Però mi devi rispondere velocemente. Adesso voglio associare questo fatto che è successo ieri in Inter Udinese con quello che poi è successo in Napoli-Inter con Osimhen. Secondo te quello era calcio di rigore, l'intervento di Acerbi in area, che non è stato neanche richiamato al VAR, insomma, degno di nota? Parli, l'intervento, per esempio, no, assolutamente no. Assolutamente no. Per me non per lo me è. Invece quello era calcio di rigore. Non lo è per il semplice fatto, sempre perché. Allora, qual è il livello del fallo? Cioè il contatto, sì, lo prende con il tallone sul, cioè diciamo con i tacchetti sul tallone, perché mi sembra che sì, diciamo, il punto di contatto fosse quello, no? Sì. Ma ragazzi, poi se... Ma nemmeno tallone, perché era un po' più laterale. Un po' laterale. Però poi allora non ci lamentiamo se viene annullato il gol al Lecce all'ultimo, perché se pesta la però, punta del ragazzi, piede. Comunque la maglia si allunga, io sto rivedendo le immagini, la maglia si allunga, la trattenuta c'è, io adesso non ti so dire l'intensità, ma la trattenuta c'è. Beh, là però il parametro è l'intensità, se l'arbitro non ravvisa quello nemmeno è roba, giusto, correggimi se sbaglio Claudio, è roba di campo, ragazzi, non di VAR. Cioè non, là decide l'arbitro e punta a capo, le, non si va neanche maglie, a le maglie. Però sono lui dopo dice subito, sto rivedendo, beh adesso qua, no la maglia, da pure il braccio si piega, sai. Questo è rigore, dai, su. Non mi convince la lettura. Vabbè, che andiamo, questa è la mia lettura. No, ma è bello proprio perché ci siamo. No. Claudio, andiamo a Roma, ci spostiamo a Roma. Ascolteremo gli audio, No, infatti sono curioso di sentire Claudio, gli audio. Spostiamoci a Roma. A dai, me interessa Roma. Non tanto l'entrata di Lukaku, là mi sembra insomma abbastanza chiara l'entrata, quindi rosso diretto, eccetera, eccetera. Quanto il secondo giallo a Zaleski allora io su Caiode vai, ti dico, se lo tiriamo fuori dalla partita per me ci può stare il secondo giallo, perché comunque è un intervento imprudente sopra la caviglia, non è stato troppo severo? Aspetta, come c'è? Se lo tiri fuori dalla partita, se lo reinserisco all'interno della partita ti dico
che rispetto a quello non fatto proprio su Zielinski al 41esimo, adesso non mi ricordo l'intervento del giocatore della Fiorentina chi era, Caiote, ok, ti dico che è assolutamente severo. Cioè, perché se tu non mi fai il giallo prima, che era molto più giallo di quello, mi aspetto che su Zielinski non me lo fai il giallo. Quindi, a termini regolamentari, io ti posso dire, avrei preferito che lui non l'avesse fatto, ok? Perché per tirar fuori un giocatore dal campo, mi aspetto che ci sia qualcosa in più. Però, alla fine, Zielinski entra in ritardo, senza possibilità di prendere il pallone all'altezza della tibia, quindi non all'altezza del pallone, ma sopra, quasi sotto il ginocchio. E quindi ti dico, ok, a termini regolamentari ci può stare, però se fossi Però non è una l'osservatore scivolata quella di Caiote a terra, non alza la gamba, dell'arbitro, sì, tenta di ma andare sul pallone e poi lo prende. Cioè, mi sembra. quella di Caiote c'è velocità, c'è pericolosità, il piede comunque a martello. Quindi era da Attenzione. rosso? No, No, giallo. non era da rosso perché è basso. È A basso. differenza di quello di Lukaku, Il giallo ci poteva stare, il sì. giallo c'era tutto quanto. Giallo su di Caiote c'era tutto. Il Sì, su giallo di questo Caiote sì. era molto più giallo di quello di Zielinski. Sai Allora io cos'è? ti Che a me mi è dico. sembrato Zalewski ha Allora fatto una cosa perché? plateale proprio, cioè Sì, vabbè, però ha talmente. detto bene prima, se lo Allora, voglio far rientrare nella partita, gli ho dico, guarda, capito, se... ma ho capito, nell'equilibrio della però non, se partita, mi no, viene no, da no. dire, Claudio, non so se sei d'accordo, Sì, Claudio, Stefano, perdonami, nell'equilibrio usciamo della fuori partita dalle ti regole, dico. dalle norme. Secondo me un arbitro deve avere anche la sensibilità di pesare, non so come spiegarti, la prestazione di un calciatore. Zalewski fino a quel momento era stato tra i migliori in campo, secondo il mio punto di vista, ma non solo secondo il mio punto di vista. Voglio dire, non fa una partita accanita, non fa una partita cattiva agonisticamente, non fa una partita scorretta, fa Vabbè, un'ingenuità, come tu dici dice, non si doveva ora, dare. Non si doveva come si dare. dice in diritto, la dirigenza del buon padre di famiglia, no? Voglio dire, l'arbitro sopra le parti, ma perché l'arbitro non mostra un lato, diciamo, un pochino più Aveva un secchio dell'immondizia al accondiscendente? posto del cuore. No, Eccolo, ne pareva. non ho detto questo, però ha commesso una stupidaggine, un'ingenuità, Zalewski ovviamente, però non ha fatto una partita fastidiosa, sai, gli arbitri loro si infastidiscono se c'è il rompiscatole, quello che è dialetticamente provocatore, il parolacciaro, ah, sta attento, allora Marco guarda, è la prossima, Marco la prossima, è una pentola di fagioli, non mi è sembrato questo tipo di prestazione da parte di Situazione. Zalewski, mi è sembrato eccessivo, ha rovinato una partita al 64esimo. L'ha Allora, incartata e l'ha spedita verso un altro tipo di formazione. Insomma, un altro. da amante del Ma se lo dico calcio. senza polemiche, poi ci poteva stare, per carità, perché io l'ho detto all'inizio della trasmissione, è stata un'ingenuità da parte del calciatore, perché quando tu sai che sei ammonito, Cristante ad esempio era stato ammonito, ha fatto 3 volte, ha allargato le braccia, Esatto. non ha evitato il contatto, quindi lì devi utilizzare la testa e devi capire che puoi essere soggetto ad espulsione. Però io avrei sorvolato, oppure avrei fatto una Ok. ammonizione verbale, non lo so, Claudio, tu. Io Mi ti sembra dico, che. da amante del calcio ti capisco, e condivido anche, da Ma c'è il arbitro regolamento, certo. ti dico non lo posso fare. Se io, ecco, se dovessi fare un appunto, direi invece al contrario, se fossi, diciamo, un consulente della Roma, mi arrabbierei sul perché non sia stato utilizzato lo stesso metro di giudizio. Su Caiote. Senti, su Lukaku non ci fermiamo molto, mi sembra che lì la sanzione Lukaku, c'è sia. rincorsa, c'è velocità, c'è pericolosità, piede a martello, altezza dell'intervento sopra la caviglia, c'è Sì. tutto. È Cioè, inutile girarci intorno, se dai. il giocatore della Fiorentina lascia il piede a terra, gli spezza in due la tibia. Sì, Cioè. sì, 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 sì. brutto. Senti, invece, su Casale, la Verona-Lazio, il gol annullato. Ma io penso che sia quello, ecco, mi meraviglio perché l'arbitro non sia riuscito a vederlo dal campo, perché cioè, Casale spinge via il difensore e colpisce di testa. Cioè, non penso che ci siano dubbi su questo, no? Ecco, secondo me è un bell'intervento da parte del VAR perché sarebbe stato secondo me un gol irregolare. Pure per me era molto evidente la Molto spinta, evidente. Cioè, lì è cioè, due mani con tutta la con due, forza. bravo lui, Allora ma io poi la quello. mima proprio, cioè l'arbitro la mima proprio quando Sì, la va a sì, sì, rivedere, sì. cioè fa, cioè, hai fatto così, cioè, che devo fare, cioè, tra un po' lo scaraventi fuori da. Allora quello ti dico, no? Se fosse stata la parte inversa, se il difensore l'avesse fatto a Lautaro in quella maniera, allora non ci fossero, cioè, non ci sarebbero stati dubbi. Io invece, Però quello sai, lì. in velocità basta una toccatina. Boh.
sembrano un po' duchese, no? No, ma io non per vorrei, carità, ripeto, l'importante è che non si prendi, cioè non si prenda una deriva che poi. No, no, senti, una cosa invece, ci chiedevano anche il tocco di Mancini che è stato fatto vedere ieri sera, il tocco di Mancini in area di rigore. Onestamente per me io mi sembra non, non so chi l'abbia tirata fuori sta cosa, però. No, no, l'hanno tirata fuori a Dazzone ieri sera e hanno fatto Vabbè, vedere questo, questo io contatto. Ho rivisto anche le immagini, onestamente questi replay da dove l'hanno presi? Perché poi io ma mi no, ma visto... Claudio, hanno parlato in termini tecnici, spiegherò meglio tu alla la gente che ci ascolta, di pallone inaspettato. Inaspettato, sì, sì, di pallone inaspettato. Significa che tu non ti aspetti quella cosa lì, poi se sì. Arriva addosso, laccio, allarghi anche, voglio dire. No, io te lo riporto perché qua. Ma allora perché se parli di pallone inaspettato, perché devi evidenziare un potenziale calcio di rigore? Onestamente, è una polemica no, proprio, però, cioè, proprio. Hanno evidenziato anche quella. Senti, invece, il contatto Lokman-Musa, allora, hai dato un'occhiata? Sì, gli ho dato un'occhiata onestamente e ti voglio dire, allora, sgombriamo subito il campo che il VAR non sarebbe voluto intervenire perché l'azione che porta poi al gol del Milan è un'azione successiva, perché il pallone esce, poi c'è il calcio d'angolo e quindi anche lì, no? Allora, se tu tiri fuori quella clip e dici è fallo, non è fallo, lo fai vedere a 10 persone, dicono sì, sì, ci può stare il fallo, certo, perché Lokman prende il pallone e il giocatore del Milan gli impedisce con due mani di proseguire l'azione. Poi mi sono andato a vedere le statistiche e fino a quel momento l'arbitro La Penna ha fischiato sei falli okay? In una partita, in 45 minuti, perché era quasi, 40, quasi la fine del primo tempo, se non sbaglio, giusto? No? Mm-hmm. Allora, quello che voglio dire io, no? Se determinati contatti, perché non possiamo parlare di un fallo, cioè determinati contatti non sono stati fischiati, io non posso giudicare se quello o meno sia passibile di punizione estrapolandolo, no? Allora io ti dico che nel contesto, secondo me, quello è giusto lasciarlo andare. Perché? Perché comunque sia un contrasto tra due giocatori, uno che è più fisicamente più importante, un altro meno importante, ma non vedo un fallo al 100%. E né tantomeno, qualora avesse portato direttamente al gol, non sarei stato contento se il VAR fosse intervenuto per ritornare la decisione dell'arbitro, perché altrimenti togliamo l'arbitro dal campo, mettiamo due arbitri al monitor e arbitriamo direttamente dallo schermo. Altro sport però, non è il calcio.